un gioco. E adesso spazio alla nostra rubrica sport, che oggi è condotta da Alberto Ambrogio in studio. La regina degli sport è finita in miseria, così si potrebbe riassumere la situazione dell'atletica leggera in Valle d'Aosta, piste usurate che si sgretolano, gabbia del lancio del disco del martello di Aosta inutilizzabile da dicembre e tribune inagibili. Una situazione impiantistica per una regione come la Valle d'Aosta inimmaginabile fino a qualche anno fa, ma che ora è triste realtà. Eppure, nonostante le molte difficoltà, i risultati dei giovani atleti valdostani continuano ad arrivare e i tesserati aumentano grazie al lavoro di società come l'Atletica Sandro Calvesi, l'Atletica Cogne, la Pondonnas, l'APD Pons e Martin e la Polisportiva Atletica Saint-Christophe, solo per citarne alcune. Buongiorno, ben ritrovati con Mercoledì Sport. Oggi, come avrete capito, parleremo di atletica, ma non solo, e lo facciamo con il presidente del CONI Valle d'Aosta, Piero Marchiando. Buongiorno, benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, per entrare subito nel tema, andiamo a vedere qual è la situazione alla pista Tesolina di Aosta. È stato lì per noi Davide Coletta. Vediamo. Cosa ti piace dell'atletica? Mi piacciono l'emozione che si prova quando prima di partire, poi alla fine, quando sei stremato però contento. A te cosa piace? L'adrenalina, la carica che ti dà. E quando arrivi al traguardo che ti liberi è una bella sensazione. E sono in tanti ragazzi a praticare l'atletica leggera in Valle d'Aosta, i tesserati delle società sono quasi 2000. Il successo poi della manifestazione, i giochi studenteschi, testimoni di quanto questo sport sia amato soprattutto a livello giovanile. Ma c'è un problema che riguarda il campo, il Tesolin, forse addirittura un'emergenza. Sì, in questo momento purtroppo il capoluogo non ha di regione, non ha una pista, nel senso che la pista c'è ma è in condizioni assolutamente degradate. Ci sono tre corsie appena appena decenti e tre corsie completamente andate, dure come il cemento. Quelle rosse sono tutte rovinate, il Saltinalto, le pedane, e stiamo aspettando da qualche anno che ci facciano una pista nuova, insomma. Per quanto riguarda i lanci, come siamo messi? Ma per i lanci è caduto un palo della gabbia per il nubifragio del 27 dicembre. Stiamo aspettando che il comune ripristini la gabbia. Ci eravamo offerti di ripararla a nostre spese come gestione, ma non ci hanno concesso di intervenire su un manufatto che è di proprietà del comune. Spero che in tempi brevi sia messo a posto. Nel frattempo non si possono fare i lanci. La situazione delle tribune? Le tribune sono praticamente ultimate, aspettiamo la fine del collaudo amministrativo perché la regione che le ha costruite le consegni al comune di Aosta. Nel frattempo non sono considerate agibili. Allora, Presidente, abbiamo sentito, abbiamo visto questa situazione particolarmente difficile. Come si possono risolvere questi problemi? Il CONI può fare da raccordo tra i vari enti? Ma il CONI si può proporre, come già ha fatto, per la funzione di raccordo tra i vari enti. La CONI Servizi SPA può fornire, che è il braccio operativo del CONI, può fornire consulenza tecnico-impiantistica per suggerire le migliori soluzioni per operare in funzione di quelle che sono le esigenze territoriali. Certo che queste difficoltà rendono anche difficile la pratica, abbiamo sentito solo tre corsie, cioè molto complicato fare atletica ad oggi ad Aosta. È molto complicato fare atletica ad Aosta, le corsie abbiamo visto sono piuttosto degradate, le condizioni meteorologiche non sempre aiutano, ma questo le avremo comunque indipendentemente dalla tipologia degli impianti. Certo che i lanci non si possono fare, i salti sono pregiudicati, le corse hanno poco spazio, la situazione non è facile. Allora, noi continueremo a parlare con il presidente del CONI regionale. Adesso parliamo di atletica perché è terminata la stagione della CCS Cogne, che ha chiuso al quarto posto. Andiamo a sentire un bilancio della stagione con Pierfrancesco Pontecorvo. Un match mai in discussione, 3-7-0 al Calton Volley, sorpasso e quarto posto finale. Si chiude così la stagione della CCS Cogne, 25-14, 25-18 e ancora 25-14 i parziali in favore delle ragazze di Pileri. Una partita che proprio per il gioco espresso aumenta però il rammarico per un campionato segnato da alti e bassi, troppo altalenante per arrivare alla promozione, che pure, guardando la parte alta della classifica, non è così distante. La fine abbiamo chiuso in bellezza, questo poco ma sicuro, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Potevamo dare qualcos'altro un po' prima, ma oggi abbiamo dimostrato forse che avevamo, ce la potevamo fare un po' meglio. Però oggi avevamo troppo voglia di vincere e di assicurarci il quarto posto.
Quarto posto che conferma la posizione dello scorso anno, ma conti fatti in questa stagione ha un sapore diverso. Il quarto posto dell'anno scorso, diciamo, non era previsto, inteso non avevamo obiettivi da prefissati, ma quest'anno invece ci eravamo posti di salire di categoria a causa di alti e bassi, problemi, soprattutto abbiamo avuto difficoltà a livello più mentale rispetto a fisico, e è andata così. La società è comunque soddisfatta, anche perché oltre alla Serie C buoni risultati arrivano anche dalle ragazze più giovani. Dalla prima squadra forse ci si aspettava un qualcosina di più, comunque anche la conferma del quarto posto è un ottimo risultato. E poi soprattutto per il terzo anno consecutivo abbiamo dei grandi risultati dalle giovanili, che quindi ci confermano che dietro queste ragazze, che sono molto brave, ce ne sono altre. Il prossimo anno qualcuna di queste qui arriverà in prima squadra ed sono ragazze che hanno dai 14 ai 16 anni, quindi direi siamo molto soddisfatti. Allora, presidente Marchiando, abbiamo visto nelle immagini il Palapella Pressendo, com'è la situazione generale impiantistica in Valle d'Aosta? La situazione impiantistica in Valle d'Aosta non è male, anche se bisognerebbe trovare le risorse per mantenere in buona efficienza gli impianti già esistenti. Indubbiamente Aosta soffre un pochino di più di altre località, penso a Saint-Vincent, Châtillon, che hanno un palazzetto più fruibile per determinati sport di squadra, però nel complesso, anche rapportandoci con altre regioni, non è così male. Si potrebbe forse pensare di intervenire in maniera collegiale anche sull'edilizia scolastica per le palestre a uso scolastico da utilizzare in orario extracurricolare. Certo, allora adesso andiamo a vedere un altro impianto, perché parliamo di rugby. Non si ferma la corsa dello Stade Valdottene, che lo scorso weekend, nell'ultima di regular season, ha battuto sul campo amico dello Zamberlé il Macchieri con un netto 36-0, un ulteriore passo in avanti dei Leoni verso la promozione in Serie C1. Al momento gli uomini di coach Padovano si trovano al secondo posto con 4 punti di ritardo sul settimo torinese, ma con una partita in meno. Lo Stade infatti deve recuperare il match contro il Saluzzo in programma domenica 17 maggio alle 15, sempre allo Zamberlé. Per ottenere la promozione Anselmi e compagni dovranno battere i piemontesi e mettere a segno almeno 4 mete in modo da ottenere 4 punti più 1 di bonus e superare così il settimo in classifica. E allora in bocca al lupo anche allo Stade Valdottene. Il tempo per noi del Mercoledì Sport è terminato. Io ringrazio il presidente Piero Marchiando per essere stato qui con noi. Grazie a voi per l'invito. E in bocca al lupo per il suo lavoro. Da parte nostra è veramente tutto. La linea può tornare allo studio.